Ed eccoci tornati per parlare di un argomento spinosissimo e sì, non parla, l'Italia sembra non parlare d'altro. Se ne è parlato nei telegiornali, se ne è parlato negli approfondimenti televisivi, nel talk show, e forse questo è proprio uno dei problemi che cercheremo di enucleare in questa nostra discussione. E do il benvenuto a Nicola, che in realtà è il vero motore di questo video, dal momento che è lui che è rimasto indignato per alcune parole, vedi, che ha sentito di televisione. Vedi gli amici, no? Che tu gli dici facciamo un video su e poi dicono no, la colpa è sua, comunque sia. No, per te gli scherzi. Ma io ho accettato con piacere. Sì. Grazie, comunque sia. Ringrazio davvero Paolo, perché io non ho, ora, a parte gli scherzi, più che il moto di indignazione per l'argomento che affronteremo oggi, vorrei anche affrontare un discorso di ordine più generale, ovviamente partendo dal particolare e poi allargando la conversazione, perché questa sarà una conversazione a due, e speriamo, anche se ne dubito, che i commenti in calcio al video siano consapevoli, perché andremo a affrontare, per una volta lo dico io invece di Paolo, il problema del recentissimo utilizzo di Tolkien per criticare una parte politica o un'altra parte politica, e dell'appropriazione di taluni concetti, no? O di taluni fatti o di taluni popoli, perché si parte da qui per dire che ci sono dei problemi di criptofascismo quando va bene e di fascismo, che poi ovviamente farò una riflessione anche un po' più ampia che esula da Tolkien, ma non del tutto, perché si tratta di una riflessione linguistica che hanno fatto personalità ben più eminenti del sottoscritto, anche attive su YouTube, quali la Yasmina Pani, che saluto moltissimo, io seguo i suoi video e è stata una fonte di riflessione, e il morigeratissimo, interessantissimo e umilissimo professor Aldo Gianulli, il quale ringrazio perché è riuscito a catalizzare ancor più della intelligente youtuber sarda il tema di cui andremo a toccare oggi in maniera anche collaterale, che è quella appunto del pressappochismo linguistico in tutto questo, ecco. Però andiamo con ordine. Vai Paolo, ti lancio la parola, almeno dai tu la scaletta, e poi, dato che hai detto che sono io l'ideatore di tutto questo, le cose le dico io, almeno tu sei in salvo. Vai, vai. No. Allora, innanzitutto invito tutti alla calma, alla moderazione e al tentativo di riflettere su quello che si dice e si scrive, perché ci sono delle reazioni leggermente esagerate su questo punto. Bisogna affrontare il problema di questa benedetta mostra, che io non ho visto, ma che vedrò la settimana prossima, però calandola in un contesto che è quello non semplicemente della gazzarra politica e del mettere le bandierine per dire ce l'ho fatta io e voi non ce l'avete fatta. Io e Nicola non facciamo parte di alcun partito politico. Che io sappia, E il problema, come ho già detto in un altro video, non è politico, ma secondo me è ermeneutico. So che a molti non piace questa parola, ma il problema è come si declina Tolkien e il suo studio, perché io e Nicola ci definiamo, oltre che appassionati, anche studiosi di Tolkien. Quindi il problema è che questa mostra pone anche questi interrogativi. Allora, io non mi definisco uno studioso di Tolkien, perché nessuno studioso di Tolkien, secondo me, dovrebbe definirsi tale, e non per falsa modestia, quanto perché io mi definisco una persona grata a Tolkien e basta, che ha il piacere
di leggere la sua opera e di provare a capirci qualcosa. Non è piaggeria, io sempre, sai che te l'ho sempre detto. Comunque ti ringrazio di darmi questo privilegio di essere studioso di Tolkien. Detto questo, di che cosa parleremo quindi? Parleremo del fatto che da sempre, no? Come sapete, da quando Tolkien è comparso, almeno sulla scena, vorrei dire internazionale, ma più segnatamente in quella europea e in quella italiana, ci sono stati appropriazioni da una parte politica e dall'altra, perché da un lato, forse da più da destra che da sinistra, perché la sinistra poi se n'è per così dire appropriata per contrapposizione, nel senso che ha voluto prendere Tolkien come effettivamente anche, non solo, ma come effettivamente simbolo all'interno degli anni 80 e 90 e ultimi 70 di alcuni simbolismi che la destra aveva recepito, ma in realtà poi questa tendenza a appropriarsi di Tolkien non è sfuggita nemmeno all'intelligenza di sinistra, secondo me. Si risponderà a questo che appropriarsi intellettualmente di un'opera è un diritto del lettore. E questo è inevitabile. Sì, sono abbastanza d'accordo su questo, però c'è un discorso, per citare un noto allenatore negli anni 2000 e tuttora, di onestà intellettuale. Nel senso, dove sta l'onestà intellettuale? Sta nel fatto di, non voglio dire contestualizzare Tolkien, perché se io ho notato nella mia umile e scarsa opera di divulgazione che quando uno dice dobbiamo contestualizzare Tolkien, generalmente le persone comprendono, sì, lo contestualizziamo ai giorni nostri. Non vuol dire questo. Tolkien può benissimo essere portatore di significati sociali e politici anche indiretti, perché il testo ha ovviamente una forza anche in questo senso e può significare in questo senso, ma non si possono attribuire a Tolkien, che aveva dichiaratamente altri intenti e che non si interessava di queste cose, non c'è una rappresentazione esplicita della politica e di un partito politico, ci sono fazioni, ma non si parla mai direttamente e non si ha mai intenti diretti di attivismo politico in senso stretto. Ci sono degli atteggiamenti che alcune persone hanno che certamente risuonano di alcune convinzioni dell'autore, però queste accuse di passatismo, di fascismo, di isolazionismo sono tutte accuse che una parte politica rivolge all'altra, in questo caso la parte, mi sembra di capire, più sinistrosa rispetto a quella più destrosa, ok? Perché si vuole attraverso Tolkien criticare quella parte politica. Il problema qual è? Il problema è che è stato tutto scatenato dalla parte che ha fatto di Tolkien un baluardo attuale, cioè, e non temo di dirlo, la destra è attuale. E ovviamente invece di cavalcare l'onda di studi più recenti, e poi ti cedo subito la parola, Paolo, perché se no questa diventa un'intervista privata, una conversazione privata, ha visto bene di riproporre grosso modo gli stessi stilemi della divisione intellettuale degli anni 80 e 90, ok? Come se, e questo lo ha detto anche Paolo Nardi nei suoi video sempre ottimi e moderati sull'argomento, e anche questa non è piaggeria, ma è un dato di fatto, che tutto quello che è stato svolto, per esempio dalla AIST, ma da altre associazioni, anche da divulgatori indipendenti che mirano a difendere non solo e non soltanto la Terra di Mezzo, ma proprio l'opera
il testo. In qualche modo il testo va difeso, senza averne il feticismo, però cercando di separare le suggestioni che il testo dà a se stessi da quello che il testo veicola. Perché non vale tutto, e se no è buono tutto, c'è la libera tutti, se no a questo punto diventa una orgia di significati dove ognuno trova quello che vuole. Io non sono convinto di questo, cioè siamo tutti buoni a leggere un testo e a voler trovarci quello che ci cerchiamo, capito? Fatta questa premessa, vorrei sentire, anche se non sono il proprietario del canale né l'intervistatore, nell'ancora l'opinione di Paolo su questo. Io ho detto che il problema del modo in cui è stata presentata questa mostra è notevole. Cioè, adesso, ridendo e scherzando, dopo tutto quello che si è studiato negli ultimi decenni, tu hai nominato l'AIST, noi facciamo parte dell'AIST, possiamo anche vantarci della grandezza del lavoro dei membri dell'AIST che hanno contribuito a portare il dibattito su un altro livello, ma questo lo dico io, dici tu, magari qualcuno non è d'accordo. Però allora io parto dal presupposto che l'AIST ha cercato di ricollocare Tolkien all'interno del contesto di appartenenza di Tolkien, ma soprattutto ha cercato di riconsegnare l'autore a se stesso. Cioè, questo è il punto fondamentale. Un ministro che mi fa una presentazione della mostra tirando fuori di nuovo la frase "le radici profonde non gelano", cioè equivale a portare l'orologio indietro di, non so, 30 anni. Sembra che questa mostra sia stata fatta nel 95, cioè 1995. Chi è andato alla mostra ha detto che non si respira politica dentro la mostra, e ci credo. Cioè, il problema non è quello, il problema è il modo in cui tutto è stato presentato e di certe rivendicazioni che sono state fatte. Allora, per esempio, il Financial Times ha fatto un articolo a proposito dicendo che gran parte dello scontento deriva dal fatto che questa mostra non ha previsto uno spazio, comunque una rappresentanza per i fan di Tolkien che non la pensano in quella determinata maniera. Ora, è vero, mi direte, è logico, perché chiunque organizza la mostra ci dà una sua visione. Questo può essere legittimo. Il problema è che Tolkien in Italia ha vissuto una storia molto particolare. Ha vissuto una appropriazione quella volta, e poi ha vissuto un qualcos'altro che deriva dal fatto che Tolkien è diventato un autore mainstream pop, perché ci sono stati i film di Peter Jackson e tutti lo conoscono, e molti altri si sono avvicinati alla sua opera e hanno cominciato anche a studiarlo in maniera diversa. Perché ricordo che ricollocare Tolkien all'interno del dibattito internazionale significa prevedere anche i maggiori studi internazionali, e sembra che questi non l'abbiano considerato. Cioè, adesso, io non sono stato alla mostra, ma ho saputo che ci sono le dichiarazioni di Nicolas Cage e Barack Obama su Tolkien. In una mostra su Tolkien tutto questo ha valore? Non era meglio mettere dei contributi di Tom Shippey e Verlin Flieger, per esempio, visto che sono i maggiori studiosi di Tolkien sulla faccia della Terra e sono ancora viventi? Queste sono opinioni mie. Poi però dobbiamo affrontare anche il problema che ha sollevato la mostra, non solo nello scontro tra destra e sinistra, e ci arriviamo, ma anche nel campo della destra. Cioè, io voglio ricordare che qualche settimana fa il grandissimo storico medievista Franco Cardini ha fatto dei distinguo riguardo a Tolkien, alla destra, alla Meloni e all'MSI. Cioè, ha detto... Sottolineo un attimo, Paolo, sottolineo una cosa: Cardini non è di sinistra, non è di sinistra, è di destra, ma non di questa destra, insomma. Esatto, e ha cercato di spiegare proprio questo, cioè la destra di una volta, la destra rautiana dei campi Hobbit, dell'MSI giovanile, non sono rappresentati da questa destra, perché quelli... in fondo volevano una terza via rispetto al blocco della guerra fredda. Sì. Non erano di certo i sostenitori dell'America, della NATO, dell'atlantismo, del liberismo, tutte queste cose qui.
Quindi c'è una differenza anche nel campo della destra. E quindi cos'è che sembra dire Cardini? Che questa operazione che è stata fatta non è solo appropriazione, ma è un tentativo di rifarsi la faccia, in pratica, trovare dei riferimenti culturali che a destra mancano, perché nella destra italiana purtroppo non ci sono, per tutta una serie di questioni storiche, e quindi trovare un autore in grado di legittimare in qualche modo anche quel mondo lì. Tu cosa ne pensi di questa posizione? Ma mi sembra una posizione giusta, però secondo me è una posizione che una posizione molto corretta, però secondo me uno obietterebbe, ma ci sono molti autori di destra in questo senso che la destra potrebbe sfruttare, quindi il concetto è perché proprio Tolkien, perché Tolkien, perché il fantasy, ok, o comunque l'epica di stampo tolkieniano, poi nelle sue declinazioni definita come fantasy, si presta molto bene a essere malinterpretata, o comunque, senza utilizzare il termine malinterpretazione, a essere presa in alcuni suoi concetti cardine dell'epica, perché chiaramente non puoi prendere l'Iliade, non puoi prendere l'Orlando Furioso, non puoi prendere l'Odissea o l'Eneide, per quanto si fa anche quello a volte. Ma che cosa si prende? Si prende una cosa che non è dichiaratamente storica, perché se no ti dicono vabbè, ma quell'opera è comunque anche un po' storica e non è completamente fantasiosa come l'Orlando Furioso, che non è mai stato oggetto di politicizzazione a questo livello, proprio perché opera dichiaratamente fantasiosa, ancorché contiene molti significati al proprio interno, ma è talmente distante nel tempo da non poter essere presa a modello, no? Cioè fino all'Ottocento ci arriva la destra attuale, forse, no? All'ultimo Ottocento, ma più indietro non va. Quindi Tolkien si trova ancora in un range utilizzabile, e è l'opera più famosa e la più compiuta che possa prestarsi a questo tipo di utilizzi, che Tolkien medesimo peraltro detestava, ok? Quindi è vero quello che dice il professor Cardini, ma dovremo capire il motivo. Il motivo è questo, cioè è una e poi c'è un motivo di preferenza dell'attuale presidente del consiglio, d'accordo? E c'è anche questo punto, no? Effettivamente la cosiddetta underdog Giorgia Meloni, tanto non c'è nulla di male, ha come preferenza Tolkien, no? E penso che il problema però vada oltre questo. Cioè il problema è che la sinistra non ha fatto da meno, perché non ha solo criticato questo uso, fatto che io condividerei, d'accordo? Perché io politicamente sono un indipendente, sono apartitico, ok? Sono un indipendente, penso quello che penso io e non mi scrivo né in una parte né nell'altra, ma questo non rileva ora. Quello che voglio dire è che quando una parte fa un uso politico dell'opera, a prescindere da quale parte sia, no? L'altra parte generalmente utilizza questo per criticarla fortemente, ma non libera l'opera da questo uso. Cioè sono pochissimi gli intellettuali avversi che vogliono dire ok, questo utilizzo è sbagliato perché rischiate di veicolare certe cose o comunque le veicolate per davvero, però molti non vanno oltre questo, cioè, e smettetela di utilizzare politicamente opere del genere che non hanno alcun intento politico, d'accordo? Poi io non sono d'accordo nemmeno con chi sostiene che è sbagliato dire che non è un'appropriazione della destra. Io dico questo, cioè di Tolkien non se n'è appropriata la destra. Di Tolkien
la destra fa un uso esecrabile, ma anche la sinistra si appropria di Tolkien nel momento in cui dice che Tolkien è razzista, scusatemi, o nel momento in cui dice che i popoli di Tolkien sono fascisti, come che era proprio il titolo di questo video. Quindi è vero, se ne appropriano tutte e due le parti, generalmente il danno maggiore, generalmente, lo fa la parte che ha il potere, no? Vero è che la sinistra fa fatica a appropriarsi di Tolkien quando è al potere. Ora dico delle cose, lo so, controverse, però dico la mia opinione. Siate liberi di contraddirmi, ma fatelo, vi prego, in modo civile, perché qui non stiamo... Il nostro intento è quello di liberare l'opera da questi usi, poi ognuno può avere l'opinione individuale che preferisce su questa cosa. Però quando un'opera, scusami Paolo se mi dilungo, ma la faccenda è complessa, quando un'opera viene poi portata all'attenzione veramente del pubblico di massa, attenzione, un conto è il film, un conto è il film, un conto è il libro. Generalmente erano molti anni che il dibattito politico sul libro di Tolkien non veniva portato alle masse come sta accadendo adesso, perché prima il dibattito riguardava Gil, fai silenzio per cortesia che non sei nel video. Il dibattito riguardava soltanto gli appassionati tolkieniani o comunque gli appassionati di fantasy o quelli che si trovavano a confrontarsi un minimo con l'opera, ma qui si sta parlando di una pervasività molto maggiore rispetto a un articolo di giornale di una parte rispetto all'altra, molto più duraturo e molto più ampio, perché ora è diventato televisivo, giornalisti che dicano che i magistrati leggano troppo Tolkien, oppure scrittrici che dicano che non lo so, Paolo, se posso dire il nome o no, tanto c'è un video. No, adesso facciamo tutti i casi perché me li sono appuntati. No, non lo so, è una cosa live, proprio il bello della live. Vuoi che faccio i nomi o no? Perché li faccio? Sì, facciamo i nomi e soprattutto facciamo anche la rete, perché la 7 è diventata il ring dove ci sono tutte queste zuffe in cui si tira dentro donna. Allora, per esempio, citiamo quella che ha mandato in bestia Nicola. Chiara Valerio. Allora, Chiara Valerio ha ricordato un programma della 7, quello con Formigli, che Tolkien è un grande autore come Dante e Shakespeare e che ci si può leggere tutto al suo interno e che però la responsabilità di quello che ci si legge è del lettore. Frase bellissima, perché è vero, ognuno ha la responsabilità di quello che ci legge dentro. Però poi ha ricordato che, come diceva Michela Murgia, dentro Tolkien può essere letta anche una lettura di destra, come si è registrato nel caso di un numero della rivista Nuovi Argomenti, dove la Murgia ha parlato del fascismo degli elfi. Poi ovviamente Chiara Valerio ha detto che ci sono anche altri elementi, visto che c'è il singolo a servizio della comunità, della collettività, e quindi c'è un po' tutto. Con penetrazione di elementi di destra e di sinistra, sembra dire questa cosa. Ma è possibile, allora, posto che poi la Murgia era una conoscitrice di Tolkien e quando l'ho sentita parlare è una che ci azzeccava molto anche con Tolkien, quindi non possiamo dire niente. Però è possibile parlare di fascismo degli elfi, tirare fuori questa interpretazione all'interno di un talk show politico? Cosa facciamo? Applichiamo il fascistometro anche alla letteratura? Non lo so. Come la vedi? Allora, prima di dire la mia, siccome hai già detto che il video l'ho propulso io, con questa parola che mi piace moltissimo, è propulso, senti qua la paranomasia, propulso, ok? Vorrei sentire la tua opinione sul merito, cioè gli elfi sono fascisti o no, per come sono rappresentati nella trilogia e soprattutto silmarillicamente. Vai.
Poi ti dico la mia. No, allora, io non, ti dico subito che non sono sostenitore della teoria del fascismo eterno all'Umberto Eco. Io penso che il fascismo sia un fenomeno storico e che oggi, come dice il grandissimo professore Emilio Gentile, ci sono forze politiche che vengono identificate come fasciste che dicono cose contrarie a quello che diceva il fascismo storico. Quindi bisogna stare attenti su cosa si definisce per fascismo, se vogliamo parlare del fascismo storico. Soprattutto perché poi il mondo secondario di Tolkien non è un mondo storico nel senso in cui lo intendiamo noi. Possiamo parlare di tendenze, atteggiamenti, ideologie che vengono dal nostro mondo, sì, però definire gli elfi fascisti mi sembra un po' esagerato. Gli elfi hanno dei problemi, gli elfi hanno anche dei grossi problemi, che vengono anche stigmatizzati da Tolkien all'interno delle sue lettere, per esempio. Però da qui a farli passare per fascisti mi sembra, insomma, un po' difficile, anche perché gli elfi sono le creature della luce, hanno tantissimi pregi, hanno tantissimi poteri nei confronti degli uomini. Insomma, io non la porrei letteralmente in questi termini, quindi quando mi sento dire queste cose rimango sempre piuttosto agghiacciato, ecco. Cioè, vogliamo dire che gli elfi imbalsamatori sono fascisti? Non credo che il dibattito si riduca a questo. Ma sai, il fatto dell'imbalsamazione della memoria, loro la vivono un po' così, nel senso, gli elfi che guardano al passato, che non sono dei positivisti, che non guardano al progresso, ma guardano a ieri, no? Piuttosto che all'oggi, e soprattutto lo fanno in un'ottica eminentemente conservatrice, anche se ovviamente, andando poi a guardare bene, non è proprio così, anche perché quando torneranno Aman, no? Non avranno più le nostalgie che avevano una volta declinate in quel modo lì, perché se nella Terra di Mezzo gli elfi cercano di ricreare Valinor, una volta andati a Valinor, per logica non hanno più quel problema. Chiaramente c'è un mondo elfico che c'era e non c'è più, però nulla ci viene detto su quanto succede a Aman dopo il ritorno di tutti gli elfi, cioè intorno alla metà del primo centenario della quarta era, capito? Quindi anche lì non è che non c'è progresso. Una parte degli elfi non guarda a un certo tipo di situazione, ma per esempio nell'ottica più larga ci sono degli elfi che non sono mai stati Aman, per esempio gli elfi dei boschi di Mirkwood, che dovranno anche loro andare là, ma per loro il passato in realtà non è tanto meglio del presente, perché loro hanno subito circa 900 anni, 800 anni di assedi continui. Quindi non è detto che il passato per loro sia meglio del presente. Certo, per i Noldor, che come tu insegni cercano di ricreare Valinor ovunque vadano, sì, questo è più marcato come atteggiamento, ma non ha lo stesso gradiente in tutti gli Eldar, e soprattutto una volta tornati a Valinor cosa fanno? Questo non lo sappiamo, ecco. Ma al di là di questo facile obiezione, cerchiamo di andare. La critica al passato non riguarda solo gli elfi, cioè in Tolkien c'è una critica al culto del passato che riguarda elfi, uomini, nani, tutti in maniera diversa, e chiunque resta ancorato al passato ha delle problematiche legate a questa cosa qui. Non è che Tolkien ti dica che è una cosa giusta. Quindi il fatto che qualcuno prenda questa cosa qui e ti dica che bello tornare al passato, come facevano una volta gli esegeti di destra che dicevano il mondo progressivamente si rovina perché perde gli elfi, l'elficità, queste cose qui, cioè, secondo me ci hanno capito poco di Tolkien, perché in realtà il senso non è questo, e Tolkien non è neanche il culto del progresso, perché viene criticato anche il progresso, che viene sempre visto in una chiave di distruzione della natura
e di creazione di macchine di morte. L'unica cosa positiva ascrivibile a la maggior parte degli elfi da scusatevi, l'unica, perché vedete che la febbre non mi ha ancora lasciato e le blatte non hanno ancora smesso di divorarmi, insomma. Ecco, l'unica cosa positiva al culto del passato che hanno gli elfi era una sorta di focalizzazione non sul materiale, ma sulla trascendenza, non religiosamente intesa, ma come atteggiamento verso l'oltre, l'ultramondano, la preternaturalità. Ok, questa è la forza della maggior parte degli elfi, una cosa possiamo dire verso la quale quasi tutti gli elfi, anche moltissimi di quelli che sono contro, devono per forza fare i conti. Prima di tutto perché nell'economia della Terra di Mezzo anche loro sono ultramondani, e poi perché loro li conoscano, i Valar, e le entità che rappresentano il sovrannaturale. Quindi è questo semmai la vera chiave, una delle vere chiavi di interesse di Tolkien, non la vera, una delle vere chiavi. Non c'è nessun culto del passato in quanto tale, c'è un atteggiamento di sdegno nei confronti del culto in senso deteriore e egocentrico, ok? C'è un atteggiamento di riverenza nei confronti di tutto ciò che non appartiene all'individuo escatologicamente, cioè come fine ultimo del mondo, atteggiamento che non viene tenuto da moltissimi anche elfi della prima era, ma sicuramente da molti più elfi che da uomini, per esempio. Non c'è alcun atteggiamento di in realtà di legittimazione da parte di Tolkien della superiorità delle razze come prevaricazione, ma c'è un atteggiamento di le razze hanno alcune caratteristiche con le quali sono nate, però l'uso che esse fanno di tali caratteristiche rimanda esclusivamente alla dimensione individuale. E non c'è alcun atteggiamento di legittimazione di alcuna prevaricazione in senso biologico. Tant'è vero che il mondo lo salvano gli Hobbit in ultima istanza. E tant'è vero che Lúthien, elfa, si accompagnava bene, e che la cosa migliore, che una delle cose più belle che può capitare, è l'unione tra elfi e uomini, per esempio. Quindi tutti questi elementi perché non vengano considerati? Se vogliamo fare un'accusa di fascismo, guardiamo il fascismo dove c'è, cioè in Saruman, cioè in Sauron, cioè in queste cose, ma non sono modelli positivi. Perché, ora dico il nome io, Chiara Valerio fa questo? Un po' perché, a mio avviso, non siamo, e qui rimando a quello che dicevo in apice al video, cioè mi accodo a quello che ha detto 3 giorni fa Aldo Giannulli e la Yasmina Pani, non siamo più abituati alla semantica, a una ricerca semantica delle parole e a apprezzare, nel senso di valutare intimamente, in senso positivo, il valore delle parole. Cioè, per esempio, parlare anche di patriarcato degli elfi senza nulla alludere a nessuna vicenda attuale, per carità di Dio, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Gli elfi non sono patriarcali, non è detto da nessuna parte che gli elfi siano patriarcali. Hanno dei re, ma hanno anche delle regine che molto spesso vanno a sistemare tutto quello che i re fanno di sbagliato. E hanno delle mogli, delle consorti che molto spesso vanno a sistemare tutto o cercano di sistemare tutto quello che i mariti fanno di sbagliato. E hanno dei consigli per i mariti molto più saggi, molto più accorti, molto più giusti di quanto non facciano i mariti stessi. Penso per esempio
a Idil Celebrimbor, ma a Nerdalen stessa. Penso per esempio a Galadriel, che citava anche dalle femministe come limpido, fulgido, secondo loro unico, ma non è vero, paradigma di comportamento corretto femminile in Tolkien, di rappresentazione non maschilistica degli elfi. Ma se ci fate caso, se leggeste bene il Silmarillion, cosa che miei cari commentatori di sinistra non fate, perché vi fermate a quello che vi torna comodo, esattamente come fa la destra, ok? Quindi non siete diversi in questo, siete proprio uguali, ok? No? Quelli che fanno i disastri sono gli uomini, ok? Gli uomini, o meglio, scusate, se noi in Tolkien ci confondiamo, i maschi elfi a volte fanno dei disastri inenarrabili. Fëanor, i figli di Fëanor, tutti tranne uno, oppure Eol, fanno dei disastri. E chi salva la situazione, o chi tenta di salvare la situazione? Le donne. Una bellissima figura femminile sottovalutata è per esempio Idil Celebrimbor, di cui Paolo e io abbiamo parlato profusamente, e ha una agency che non si esplica nella salvezza immediata del mondo, ma ha una lungimiranza e compie delle azioni tali per le quali sa che quello che farà, o intuisce pur blandamente, che ciò che farà sarà utile alla salvezza del mondo in futuro. Salva una stirpe di mezzi elfi che poi si riunirà insieme in Aragorn e darà nuova linfa e nuova speranza al mondo, prima certo che il male ritorni, ma questo è insito nella natura degli uomini. Si può parlare di male per gli elfi? Lì le cose sono molto più complicate. Si parla di azione in modo sbagliato, di agire in modo rovinoso, ma non di male, okay? Perché la luminosità degli elfi non è mai inficiata del tutto, nemmeno quella di Fëanor, perché Fëanor non viene rifiutato dalle aule di Mandos, attenzione, e non rifiuta, attenzione, non rifiuta le aule di Mandos. Ecco, ora faccio una parentesi, che faccio ora perché mi sono chiesto, mentre stavo per dirlo, una domanda che non mi ero mai fatto prima, vedete proprio, perché Fëanor, che odia Valar, che ha odiato tutti, non ha rifiutato le aule di Mandos? Perché lui, che aveva più ragione magari di altri di rifiutare la cosa, in ultima istanza non l'ha fatto? E c'è una bellissima immagine di un artista il cui nome non mi ricordo, in cui si vede un Fëanor in abiti bianchi all'interno di uno sfondo bianco che dovrebbe essere proprio le aule di Mandos, che piange con la mano così, che piange come a rendersi conto di tutto il male che ha fatto. Ma perché non l'ha fatto come sua madre in prima battuta? Perché? Cioè, questa è una domanda fondamentale. La mia risposta, che non è una risposta assoluta, io non ho memoria di Tolkien che spieghi questa cosa esplicitamente. Norbert sicuramente starà già cercando il passo in cui la cosa viene detta, quindi confidiamo in lui. Norbert, illuminaci. Però la mia risposta è che la luce degli elfi non si estingue mai. Cioè, comunque una cosa con la quale loro devono fare i conti. Possono scegliere di negarla, ma il loro è sempre presente. È più della speranza. Cioè, l'impeto luminoso degli elfi non si estingue mai. Quindi è una marcia in più con cui loro devono fare i conti. Non è detto che la cosa vada a vantaggio della loro sofferenza, perché può darsi che gli faccia soffrire ancora di più. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che gli elfi non sono assolutamente un modello di fascismo tout court. Ci sono dei condottieri che sono autoritari, autocrati, Fëanor, delle personalità che sono autocrate, Eol, che vivono singolarmente e che dettano legge, ok? Però oltre a essere dei modelli negativi, in quanto anche loro seguiti da eminenti personalità elfiche,
con qualche caveat e soprattutto rifiutati da altri esempi elfici, perché i Valar non li seguono, perché i Teleri ne subiscono l'effetto e vengono massacrati quasi praticamente in molti, non tutti per fortuna, ok? Perché magari c'era qualcuno che ha detto vedo le schede di Noldor che stanno arrivando, comandate da Fëanor qui, io sono in vacanza, me ne vado da un'altra parte, poi se ne riparla. Però, ecco, gli elfi seguono i Valar, quindi o si dice che i Valar sono dei fascisti, ma ne dubito, perché non è che il consesso dei Valar nel cerchio di cui non mi ricordo mai il nome, c'ha un nome il punto in cui si recano a consesso, che nonostante l'abbia letto per 20 volte non mi ricordo mai, ok? Siano dei fascisti. Vogliamo dare del fascista Eru? È come dare del fascista Dio, vogliamo, quindi no. Non è che sono fascista, anche perché gli elfi fedeli, gli elfi veri, seguono i Valar, i re saggi non decidano tutto per conto loro, ascoltano una pluralità di interessi. Ma poi possiamo dire che i comportamenti sbagliati ci sono da parte di tutti i popoli, non diciamo certo, razze, diciamo certo popoli. Cioè, adesso prendetevi l'ultimo volume della History che è appena uscito, La strada perduta, Numenor finisce in una vera e propria dittatura nazifascista, la chiamiamo così, quella di Sauron, con compartecipazione del sovrano di Numenor. Allora, in quel caso, degli elementi del mondo primario sono finiti all'interno del mondo secondario di Tolkien, che ci ragiona sopra, e noi sappiamo che Tolkien era un antifascista, l'ha detto anche il ministro, benissimo, Tolkien era un antifascista e un anticomunista, ma su questo siamo anche d'accordo, però lo era in maniera seria, e lo faceva da narratore, e stiamo parlando di letteratura. Ovviamente questa cosa riguarda gli uomini, riguarda gli elfi, riguarda i nani, proprio per queste problematiche legate anche al rapporto con il passato e agli elementi che Tolkien metteva dentro sulla base del mondo che lui conosceva. Cioè, ci sono anche elementi presi dalla Prima Guerra Mondiale, per esempio, elementi presi dalla Rivoluzione Industriale. Quindi sicuramente ci sono finiti dentro, però non dobbiamo allegorizzare il tutto, perché altrimenti proprio usciamo dal macinato, o dal macinato, come disse una volta il mitico allenatore Franco Scoglio. Esatto, esattamente. Quindi quello che dico io è che anche, lo ripeto, che non esiste parte politica che non voglia occuparsi di Tolkien, non per criticare l'altra parte o per dire che l'altra parte fa un uso della cultura prodomo sua, a parte che facendo così lo fa anche la sinistra, perché anche la sinistra tenta di veicolare significati attraverso la cultura. È inevitabile questa cosa, nel senso che un atteggiamento più intellettualmente onesto da ambo le parti sarebbe quello di dire, è utopico, lo so, perché viviamo nel mondo dello sfruttamento ideologico delle cose, che è una cosa meschina e bieca, sarebbe quello di dire, questa è l'opera di un autore che era in quest'altro modo, che ha detto questo e quest'altro, state attenti all'uso che ne fate, perché i significati del testo sono questi secondo l'autore, poi voi metteteci i vostri, però attenti, perché se lo politicizzate e se dite che un uso di una parte fa automaticamente dell'autore un sostenitore di quella parte, anche indiretto, anche inconsapevole, state attenti, perché Tolkien sapeva benissimo che poteva essere sfruttato e ha dato dei caveat precisi che a una lettura attenta dell'opera, che generalmente quando si è ideologicamente schierati su questi aspetti dichiaratamente politici e partitici non si fa mai, no? Una lettura attenta dell'opera, perché ovviamente se si è politicamente schierati e fortemente ideologicamente schierati, ma voglio dire Martin è ateo, no? Ma io che non sopporto Martin per ragioni che non hanno nulla a che fare con la religione, ok?
non vado a dire che nelle sue opere Martin legittima lo stupro perché ci sono scene di stupro dentro, o non vado a dire che Martin legittima l'incesto e è un pervertito perché ci sono scene di incesto dentro. Vado a dire che Martin è un pervertito per le cose che ha detto, semmai, cioè, lui, non per il testo. Cioè, il testo non è detto che sia l'autore, quando l'autore mette in guardia e quando l'autore fa vedere che alcuni modelli sono negativi. Io non sopporto Martin perché è uno scientista razionalista spinto, però non vado a dire che le sue opere, nei limiti che hanno, secondo me non sono delle buone opere. Poi sto attento agli eccessi, il Tolkien d'America, calma, calma, è questo che mi dà fastidio, capito? È il razionalismo, è il dire sì, ma alla fine l'errore di Tolkien è stato quello di far risuscitare Gandalf. Ma l'errore perché è? Perché a livello di sceneggiatura, ma a Tolkien non interessava quello, per esempio. Allora, le critiche alle persone vanno mosse su quello che dicono e su quello che fanno. Non si può muovere una critica del genere, di criptofascismo, di maschilismo spinto, no? Perché questo ci serve per criticare la destra, capito? Cioè, è questo, perché io sono convinto, Paolo, di una cosa, che se non gli fosse servito per criticare la destra, che è criticabilissima, esecrabile, secondo me, in questi atteggiamenti che ha dal punto di vista filologico e filosofico e ermeneutico, come dicevi tu, loro non ti sarebbero mai sognati di dire una cosa del genere. Allora, per tornare a questo discorso, noi abbiamo trovato un altro personaggio, Gramellini, che è sempre sulla 7. Ha detto, relativamente al famoso poster di Casa Pound su Filippo Turetta, visto che ormai non si parla d'altro oltre che di Tolkien, anche del caso Turetta, che questi di Casa Pound ovviamente hanno detto che hanno accusato Turetta di essere l'uomo riprogrammato di oggi. E Gramellini ha risposto loro dicendo che i cavalieri a cui loro guardano, quelli del passato, i cavalieri di Tolkien, quelli che rispettano le dame, non si sarebbero mai comportati così. Ora, posto che in linea generale questa frase potrebbe anche essere vera, considerato l'ambiente di Tolkien, ma perché citare Tolkien a proposito del caso Turetta con poi... Pound? Cioè, ancora una volta Tolkien uguale destra, riferimento culturale di questi qua. Poi c'è da dire un'altra cosa, che i cavalieri della letteratura non si comportavano così, vuol dire che non avete mai letto L'Ivain di Chrétien de Troyes, per esempio, in cui una volta che Ivain sconfigge Esclados le Ross, difensore della fontana e protettore della signora nonché marito, e Ivain non lo sa finché non l'affronta, ok, dice: ah, ho ucciso il marito, ah, quanto mi dispiace, oddio, però ora ho vinto, quindi la signora io la voglio, capito? Cioè, gliel'ha ricordato anche Crepetta in diretta, che i cavalieri di una volta non si comportavano in questa maniera molto nobile, quindi a un certo punto anche Tolkien viene smontato, perché in realtà la realtà storica dice un'altra cosa. Quindi ancora una volta viene preso Tolkien e messo in mezzo una cosa con cui non dovrebbe avere niente a che fare. E poi un'altra cosa, Giannini, il giornalista, sempre sulla 7, ha commentato le parole di Crosetto sui giudici, sulla magistratura. Crosetto ha detto che la magistratura farà cadere la Meloni, il governo, eccetera, eccetera. E Giannini ha detto che tutto deriva dal fatto che c'è stata una grande sbornia di Tolkien e della letteratura fantasy per aver detto queste cose. Ma... anche lui è citato e messo addosso al governo. Sembra quasi che... Attenzione, la lotta non vuole essere una difesa del governo. No, no.
Stiamo dicendo semplicemente che vengono presi tutti questi argomenti e cuciti su misura per ribattere il governo e per andare contro il governo. Ma e quindi tutto questo ha giovato a Tolkien? Ma secondo me no. No, esatto, è stato completamente sbagliato. Il problema è che quello che rischia di succedere adesso con questo continuo bombardamento che andrà avanti a lungo se il governo regge a lungo e se non cade, è che Tolkien ora veramente rischia di essere ripercepito se questa cosa continua in questo senso, perché nessuno, abbiamo scoperto che i nostri studi su Tolkien non salvano nessuno. Non vengono letti da nessuno, non servono a nessuno, questo è il problema. Non è evidente dal nostro punto di vista. Non vengono letti, cioè, che cavolo lo studiamo a fare per parlarne fra noi? Anche la divulgazione non viene considerata da questi elementi. Quindi, e in conclusione di questi nostri ragionamenti, dobbiamo farci una domanda. Il governo ha voluto fare una mostra su Tolkien, va bene, ci ha messo il cappello sopra, tutti dicono che bello, sono gli unici che sono riusciti a fare una mostra, va bene, è questione di punti di vista. Ma il modo in cui questa mostra è stata veicolata, pubblicizzata, è servita alla ricezione di Tolkien? Non mi sembra proprio. Da una parte abbiamo un'ermeneutica ferma al 1995, e dall'altra parte abbiamo una polemica fatta dalla parte opposta che prende Tolkien e fa esattamente quello che non bisognerebbe fare, cioè ribatterlo dalla parte del campo avversario. Quindi Tolkien è di tutti, non è di destra né di sinistra, però gli uni dicono è nostro e gli altri per polemizzarli e loro ributtano indietro. Cioè è una situazione piuttosto avvilente. E visto che Tolkien non è di destra né di sinistra, adesso c'è la nuova grande annuncio che faranno una specie di convegno pomeriggio politico intitolato Un tè con Tolkien e la destra prese i posti migliori. Anche questo sottotitolo è incredibile e quindi ancora una volta torniamo al fatto che Tolkien è di destra ed è roba loro, con le bandierine, e alla faccia di tutti quelli che pensano di fare divulgazione oppure studiare Tolkien in un'altra maniera. Quindi non è vero che non è di destra né di sinistra, gli uni continuano a pensare che è di destra e gli altri continuano a pensare che è di destra e lo ributtano indietro, ed è una situazione di effetto molto avvilente. Che è di destra, o meglio, scusami, che è di destra secondo la concezione della destra di turno, ok, che è storto male con le dovute differenze di quelle che diceva Cardini che abbiamo citato noi, no? E che quindi se la destra se la propria vuol dire che anche l'autore era così e che anche l'autore nasconde dei significati che in realtà lo rendevano criptopatriarcale nel migliore dei casi, e esplicitamente patriarcale. Avrei modo di commentare a lungo sull'uso di questo termine, ma non lo farò perché non interessa nel peggiore dei casi. Quindi, insomma. Quindi alla fine, che cosa dire? Che verremo attaccati probabilmente perché siamo zecche comuniste, come mi sono visto scrivere talvolta. Spero che sia passato l'idea che noi vogliamo studiare Tolkien e che questa mostra presenta delle problematiche, appunto non politiche, e non stiamo qui a parlare di cosa votiamo io e Nicola, perché questo è un problema irrisorio. Io sono campione di simboli fallici sulle schede, quindi, ecco. Campione regionale di simboli fallici sulle schede. Il problema è un altro, il problema è appunto, come dicevo prima, ermeneutico. Interroghiamoci sul bene che tutte queste cose stanno apportando a questo autore. Secondo me non stanno portando del bene. Ma l'ho detto anch'io, Paolo. Non stanno portando un
miglioramento del dibattito. Anzi, faranno risprofondare Tolkien in nella stessa situazione, con dei contenuti differenti, ovviamente, quindi forse anche peggio. Secondo la critica che la sinistra muove alla destra attraverso Tolkien, quindi in realtà la sinistra non critica Tolkien, critica la destra, però così facendo si appropria anche lei di Tolkien, perché rende Tolkien un modello negativo ancora di più, o meglio, scusate, non ancora di più, tanto quanto fa la destra. Vedremo questa mostra, io la vedrò di certo, vedremo. Ma, sì, quando... anche se sono convinto che alla fine dentro la mostra di politica non c'è niente. Secondo me le critiche che si possono rivolgere alla mostra saranno di altro tipo. È sempre legato all'interpretazione e allo studio. Certo. Come sempre. Cioè, è una questione di onestà intellettuale, come dicevo io, no? Come purtroppo, diceva il santo. Esatto. No, non dire il santo, perché con la tempesta attuale è un premuccio dire quella parola. È vero. Però non lo dire, perché se no ci dicano anche che siamo travaglisti, insomma. Io mi riferivo a José, lui. Ah. Alta fini, no, quell'altro, lui per me è un santo, quindi non ho timore di venire smentito. Esatto, ma anch'io ho finito di essere interista quando lui ha lasciato l'Inter, quindi voglio dire, però, bei tempi, anche noi siamo vittime del nostalgismo. In questo caso purtroppo è finito. Ahimè. Spero che non venga applicato anche a noi il fascistometro, ma stiamo parlando solo di calcio. Sicuramente viene applicato anche a noi, perché siamo studiosi di Tolkien, quindi fascisti. E interisti, che è ancora peggio. E interisti, sì, con la J, che è ben peggio, perché siamo dei fascisti falliti, perché il calcio di questo video è... Cito, per smorzare un po' i toni, nell'Inter entri i campioni esci un bidone, là si dicevano. Io spero che questi nostri ragionamenti non abbiano offeso nessuno, non abbiano portato nessuno a prendere l'ascia di penne, contro di noi. Speriamo veramente che il dibattito possa migliorare. Io ci spero tantissimo, ma nel caso abbiano offeso qualcuno, pazienza. Nel senso, noi l'abbiamo detto con la volontà di aprire un dibattito, non di scudisciare, e di dare una posizione chiara, e di restituire l'autore a se stesso, non a noi, non all'una né all'altra parte. Quindi restituiamo Tolkien a Tolkien, per cortesia, ecco. E l'importante non è negare che ci siano buoni esegeti di Tolkien a destra e a sinistra, perché tanto è non pensare che Tolkien sia un autore confessionale da una parte o dall'altra e farne già, scusate, anche i cattolici che confessionalizzano Tolkien sono parimenti. Ah sì, io l'ho sempre detto, io metto tutti sullo stesso piano, perché certo, significa allegorizzare l'autore. Anche quelli che guardano a Tolkien e alle sue varie trasposizioni in chiave positiva, come volontà iperlegittima di rielaborare l'autore e di dimenticarselo, uguale, sono tutti sullo stesso livello. Certo, c'è chi fa molto peggio, c'è chi fa leggermente meglio, ma partono tutti su uno stesso livello che a me non piace. Cioè, perché come dicevi tu, gioco forza, ci troviamo comunque di fronte a un testo che dobbiamo difendere. Certo, esatto. Dobbiamo rifarci a quello, altrimenti... E noi lo difenderemo a spada tratta, e probabilmente ci accuseranno più del fatto che io abbia detto che difenderemo l'autore, no, che ora mi renderanno un annunzio, ma noi diciamo che siamo dalla sua parte, diciamo meglio, insomma.
perché bene, come dice Robin Hood, uomo in calzamaglia, respingeremo il nemico dal bagnasciuga, perché è sempre meglio un giorno da cinghiale che cento da porchetta. Esatto. E con esatto. questa incredibile citazione del sottoscritto di un capolavoro della storia aspetta, del cinema, allora fammi dire una anche a me, ecco. Perché, perché Paolo non è uno che balla coi lupi, insomma. Per rimanere all'interno dello stesso capolavoro della storia esatto. del cinema. Esatto. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.